Prego. Siamo con Don Paolo Gasperini, parroco della parrocchia del Portone, con Giovanni Bonprezzi, direttore della Caritas di Senigallia. Siamo in una vera e propria emergenza umanitaria. Quello che sta succedendo in Ucraina ha messo in forte apprensione tutto il mondo e Senigallia sta rispondendo con tante richieste di solidarietà. Ci arrivano costantemente, Don Paolo, anche domande su quello che sta accadendo, perché si è arrivati a questo conflitto, che cosa noi possiamo fare in questo momento. La prima cosa che possiamo fare penso sia la vicinanza alle persone ucraine che sono nel nostro territorio. Una vicinanza che è umana, di conoscenza, di ascolto e anche di giustizia. E non dobbiamo negare che ci sono delle situazioni anche di non regolarità di badanti ucraine che non sono regolari presso le nostre famiglie. Questo è una profonda ingiustizia. E quindi la prima attività è proprio questa, anche come diocesi. Stiamo attivando questa vicinanza umana, questo ascolto, stiamo organizzando anche dei momenti di preghiera con le persone ucraine e soprattutto le donne che sono presenti nel nostro territorio. Siamo costantemente in contatto con la comunità ucraina delle Marche per questo momento che faremo probabilmente domenica pomeriggio, ma ancora non abbiamo la certezza, oggi lo definiamo in modo particolare. Questa è la prima azione che possiamo fare a livello umano. Poi c'è tutta un'azione che potremmo definire culturale. Cioè, le cause della guerra, le conseguenze della guerra, ci interpellano per cambiare fondamentalmente il nostro stile di vita. Pensiamo all'emergenza del gas, si propone una sorta di digiuno dall'uso del gas per essere più essenziali, ma questa è un'attività che dovremmo fare sempre. Cioè, la essenzialità della nostra vita, stili di vita che sono belli, autentici, radicali, potremmo dire, questi non solamente perché c'è la guerra, ma questo dovrebbe essere un po' lo stile di vita costante della nostra esistenza. Quindi stiamo proponendo anche questo e proporremo alla città, a chi vorrà, ecco, degli atteggiamenti anche da vivere personalmente per un cambiamento anche della nostra vita e per creare una cultura di pace. La pace non è monogamica, nel senso che è astratta dalla nostra realtà, è sposata con se stessa, ma è sposata con tutto. E quindi per creare una cultura di pace ci vogliono tanti altri atteggiamenti di vicinanza, di ascolto, di essenzialità, di una cultura a tutto tondo per costruire la pace. Tra l'altro, quando si parla di pace, questo è un tema che unisce davvero tutti, anche oltre la religione. Basta pensare all'appello di Papa Francesco oggi, il giorno delle ceneri, a un digiuno universale, è stato accolto in maniera trasversale, anche ripostato sui social da anche personaggi, anche lontani se vogliamo, dalla Chiesa. Sì, noi in particolare mercoledì delle ceneri, questa giornata dedicata alla preghiera e al digiuno, proponiamo in cattedrale un digiuno e una preghiera da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio e poi nelle chiese della città dalle 20 alle 21. Questo come momento comunitario, di ascolto, di silenzio, di preghiera, che è aperto a tutti perché poi non faremo una preghiera guidata, ma ciascuno nel silenzio potrà fare i conti con la propria vita. E potrà, ecco, vivere questo digiuno anche di parole di cui c'è tanto bisogno. Ecco, Giovanni, poi c'è anche la parte pratica, perché ci stanno arrivando tantissime richieste di informazioni su come si può anche dare un aiuto concreto in questo momento al popolo ucraino. La Caritas è esperta perché da sempre in prima linea, nel portare aiuti. Che cosa possiamo fare in questo momento? Sì, a me piace sottolineare che in momenti drammatici come questi ci sono tante persone che si attivano e si mettono a disposizione. Le telefonate che riceviamo, come nelle parrocchie, in Caritas e in tante altre realtà, di persone che si mettono a disposizione, che vogliono donare o mettere a disposizione appartamenti, ed è molto bello perché comunque si sottolinea per l'ennesima volta quanto ci sia anche una realtà attenta all'altro e che ha voglia di aiutare e mettersi accanto proprio a chi soffre, come in questo momento drammatico. Come Caritas ci siamo messi in gioco per conto della diocesi. Attraverso due modalità. La prima è quella della raccolta fondi perché sappiamo che poi saranno necessari proprio là nelle zone di guerra per stare vicino a chi ha perso tutto, chi pensa a quei bambini che hanno perso veramente la loro vita o il loro habitat naturale. Quindi abbiamo attraverso la piattaforma Ridiamo, il sito gestito dalla Caritas, Ridiamo Dignità, aperto questa raccolta fondi che ovviamente
Poi, nella massima trasparenza, sarà comunicato come verranno destinati e utilizzati, sicuramente attraverso la rete di Caritas Italiana che è in contatto stretto con Caritas Ucraina. Quindi abbiamo anche dei giorni per capire quali saranno le necessità più impellenti per poi destinare questi soldi raccolti. La seconda cosa molto importante collegata a quello che dicevo prima, stiamo facendo una rete, una mappatura di chi mette a disposizione possibilità di posti letto, di alloggi per accogliere sfollati. Che ovviamente questa è una prassi molto bella, ma che va gestita con le istituzioni competenti, penso soprattutto alla prefettura, all'unione comunale, quindi tutte le realtà che ci possono garantire una seria accoglienza e soprattutto una presa in carico delle persone con i permessi adeguati per poi aiutare l'integrazione qui, come sempre si cerca di fare. Quindi questi sono i due approcci immediati che come diocesi lanciamo, insieme anche alle altre diocesi, un po', sono diciamo gli interventi immediati che hanno più presa in questo tipo di emergenza. Anche perché è bellissima l'onda emotiva di questo momento, ma dobbiamo ricordarci che l'emergenza purtroppo non finirà a breve. Immagino che sia una situazione che durerà nel tempo, quindi di non fermarsi adesso, ma pensare anche a più avanti. Questo è fondamentale perché poi noi sappiamo, no, quando si parla anche per esempio di profughi, sappiamo le loro storie, le loro drammatiche vicende che durano da anni. Penso anche al popolo ucraino, ne parlavamo proprio ieri, abbiamo accolto persone che fuggivano da una guerra che dura dal 2013, che ha fatto 14.000 morti. Quindi l'onda lunga dell'emergenza sappiamo. È importante anche intervenire perché l'emotività, come diceva Don Paolo prima, è importante sia come momento per crescita culturale, sia anche come momento per raccogliere disponibilità e possibilità proprio per mettersi in gioco nell'emergenza stessa. Quindi diventa un'opportunità e speriamo che diventi un'occasione per crescere nell'integrazione e nell'accoglienza di chi soffre. Grazie.